canale YouTube di Luigi Gaudio. Georges de la Tour nasce a Vic, borgo della Lorena, nel 1593. La Lorena, una regione un po' di confine tra la Francia e la Germania, una regione di passaggio spesso per persone provenienti a nord dai Paesi Bassi o a sud dall'Italia. Egli trascorre la sua infanzia in un ambiente di artigiani, è una regione, quella della Lorena, della Renania, che è una sorta quasi di roccaforte del cristianesimo cattolico, circondata quasi da altre regioni in cui invece dilaga il protestantesimo. Nel 1616 Georges de la Tour sposa la figlia dell'argentiere del Duca di Lorena, e in questo modo anche si opera una sorta di salto di classe sociale, ed egli quindi potrà dedicarsi alla pittura senza grossi problemi economici. Poi nel 1620 si trasferisce a Lunville qui diventa sempre più famoso, ricco, e dipinge quadri anche per Enrico II. Tra l'altro la Lorena in questo periodo è indipendente, poi però invece ci sarà una guerra in cui la Lorena diventerà teatro di scontri e di occupazioni francesi, ma verso la fine della vita di Georges de la Tour l'autorità francese si consoliderà e ritornerà la pace anche nella Lorena ormai annessa alla Francia. Georges de la Tour morirà poi nel 1652. È evidente nella pittura di Georges de la Tour l'influsso di Caravaggio. Tuttavia egli, diciamo che esprime il suo realismo in un modo del tutto originale e personale. Forse la Natività è il suo quadro più conosciuto, ed egli esprime quindi un realismo diverso rispetto al realismo drammatico di Caravaggio, un realismo potremmo dire poetico o meditativo. Significativo il quadro di due vecchi contadini che mangiano i piselli, realizzato nel 1622 o al massimo negli anni immediatamente seguenti. In questo quadro egli dipinge i due personaggi, i due vecchi contadini, con una dignità, con una quasi religiosità meditativa, anche se loro stanno facendo un gesto estremamente quotidiano, quello di mangiare piselli, anche se questo soggetto era stato dipinto da altri pittori in modo quasi comico realistico, diciamo, nel senso che spesso pittori, anche fiamminghi, avevano introdotto soggetti di carattere, insomma, di questo genere, per esempio di classi umili, ma con un taglio talvolta un po' comico, come a sottolineare, evidenziare i difetti dei personaggi e la loro bassa condizione sociale. Qui invece i difetti ci sono, le rughe sulla fronte del contadino, piuttosto che le vene sul collo della vecchia contadina, che è anche sdentata, eppure i loro gesti sono estremamente dignitosi, semplici ma dignitosi, nel momento in cui stanno consumando il loro piccolo pasto, misero pasto. E non vi è fretta, per esempio, nel consumare il pasto, ma vi è una certa lentezza che quasi appunto prelude a quei quadri, a quelle meditazioni religiose dei quadri appunto di soggetto religioso. Del tutto diverso invece è il quadro della Rissa di musicanti mendicanti,
dipinto qualche anno dopo, tra il 25 e il 30. Per molti anni questo quadro è stato attribuito a Caravaggio, ma alla fine i critici hanno dimostrato la paternità di Georges de Latour. In questo quadro vengono rappresentati in primo piano due che stanno litigando fra di loro. A sinistra un vecchio cieco, diciamo, forse un falso cieco, il quale probabilmente ha elemosinato e ha raccolto dei soldi, ma poi sono giunti i musicanti. Uno di questi, una specie di pifferaio, si avvicina minaccioso al cieco, gli spruzza del limone negli occhi, e uno di questi due occhi si apre come a dimostrazione che lui non è cieco per niente. E questa scena di vita, questa lotta tra poveracci, insomma, che addirittura litigano per poter elemosinare quattro soldi nelle cantonate della strada, è rappresentata in modo estremamente realistico, sicuramente per l'attenzione ai particolari, il pugnale impugnato dal vecchio pseudo cieco, falso cieco, o il piffero, oppure il violino di un altro musicante, la piuma, le bisacce. Ma è significativo questo quadro soprattutto per la caratterizzazione dei personaggi. A parte i due che litigano al centro, alla sinistra una vecchia che osserva inorridita la scena, congiunge le mani quasi in un gesto di preghiera, quasi a pregare che smettessero di litigare, con gli occhi un po' inversati verso l'alto, appunto a significare il suo sentimento di, diciamo, di orrore quasi di fronte alla scena. Poi vi è un nobile che se la ride, un altro musicante, e quindi sulla destra, quasi come in contrapposizione con il personaggio della vecchia a sinistra, vi sono invece due personaggi, un musicante e un nobile, che ridono quasi divertiti della scena. Si tratta pertanto di un quadro in cui è evidente la capacità di Georges de Latour di esprimere, di raccontare quasi, no, ciò che avviene per le strade, quindi un quadro estremamente realistico. Ecco, per parlare invece dell'aspetto religioso di Georges de Latour, potremmo prendere una delle sue tante Maddalene penitenti, in particolar modo quella dipinta tra i 35 e i 40 e conservata al Metropolitan Museum of Art di New York, che ci risulta un pochettino meno. Ecco, alcune altre Maddalene penitenti ci sembrano un po' quasi, non dico grossolane, ma sicuramente un pochettino più meno nobili, insomma, nel loro atteggiamento. In questa invece, che è scorta di profilo, però è un profilo perso, diciamo, un profilo mancante. Insomma, la sua testa è voltata dall'altra parte rispetto a chi osserva il quadro, pertanto quasi è profilo scomparso, diciamo. Non possiamo scorgere i lineamenti della Maddalena, che ci risulta quindi stilizzata, a differenza dei soggetti realistici di Georges de Latour di cui abbiamo parlato fino adesso. Questo quadro invece, i lineamenti del personaggio qui sono estremamente stilizzati. È evidente quindi che qua Georges de Latour non ci vuole far, non vuole porre l'attenzione sul volto del personaggio, ma su altri particolari. Per esempio, il teschio sul quale poggiano le mani della Maddalena, che rappresenta quindi la morte, la caducità della vita. La Maddalena riflette sulla sua vita e sulla sua esistenza, decide di fare a meno delle collane e delle altre pietre preziose che la adornano, decide di cambiare vita, lascia pertanto questi oggetti sul
per terra, anche li getta per terra, alcuni di essi si trovano proprio per terra, oppure appunto questa collana vicina alla lampada, proprio a indicare il suo desiderio di cambiare vita. Molto significativo è anche, sicuramente anche in una posizione rilevante, è lo specchio. Specchio che è spesso segno di vanità. Qui invece riflette una candela. Una candela che è parecchio consumata, almeno a metà, e potrebbe significare quindi la vita che è consumata, la vita dell'esistenza consumata anche magari oltre la metà, eppure un'esistenza luminosa. Infatti questa candela, consumata pure a metà, emana una luce notevole, una fiamma piuttosto alta, una fiamma più alta rispetto al resto di candela ancora presente, rispetto alla cera ancora presente. Ancora il realismo meditativo, religioso, poetico di Georges de Latour, lo si può vedere, vi dicevo, nel capolavoro della Natività, oppure nell'Adorazione dei Pastori, anch'esso conservato al Louvre di Parigi. Anche qui, pur essendo dipinti, stavolta non profilo scomparso come nel caso della Maddalena penitente, ma pur essendo dipinti di fronte, i personaggi sono quasi stilizzati. Quindi non vi è un'attenzione esagerata ai particolari, anche a causa un po' della penombra. È molto significativo in questo quadro osservare che la luce, sicuramente proveniente dalla candela, unica fonte di luce presente nel quadro, sembra però quasi emanare anche dal bambino, Gesù avvolto strettamente in fasce al centro del quadro, di un biancore, di un chiarore talmente evidente e forte che sembra quasi essere lui la fonte di luce invece della candela, nascosta dalla mano di San Giuseppe. La Madonna sembra quasi incarnare questa capacità di meditazione, questa caratteristica della meditazione, con le mani incrociate in segno di preghiera. L'agnello brucando, sta prendendo un po' di paglia dalla mangiatoia di Gesù. Questo è sicuramente un particolare realistico interessante in questo quadro, come a sottolineare il fatto che, sì, d'accordo, si tratta quasi di una meditazione su un tema religioso, ma si tratta anche di un fatto reale. Penso che sia un agnello. L'animale al centro della scena. Georges de Latour, non ricordo se l'ho detto prima, morirà nel 1652 a causa di una febbre epidemica, insieme a sua moglie e al suo garzone. Altri video didattici su A tutta scuola.